rafforzare il messaggio di Passerini, cioè con questa riflessione, l'invito che gli è arrivato mail, lo vedo un po' diramato a una cerchia dei nostri vecchi amici, in sostanza. Cioè, allora, stiamo affrontando una campagna referendaria che deve conquistare il 50,001 dei partecipanti. No, no, è senza cuore. Non c'è il cuore. E senza, senza sì, cuore. Dei partecipanti. Quindi per fare questo dobbiamo avere un quadro ben preciso di che cos'è attualmente l'Italia politica, insomma, ci dobbiamo ancora che sia bipolare e quantomeno è tripolare o multipolare. Allora, in questo multipolarismo noi avremo delle mosche bianche tipo l'avvocato di attorno, che rischiando l'incolumità fisica sfiderà la maggioranza del PD ad associarsi a noi, in sostanza, ma temo che ci saranno pochi eroi di questo tipo nell'ambito del PD attualmente, come si può dire, regolamentato in maniera, come si può dire, in cui le minoranze contano come sulla, per esempio, una torta di crema con su 3 ciliegie di rosse che stanno bene, però è tutto bianco, è tutta parla, ecco, le ciliegie di rosse non contano niente. Serve anche l'opposizione, ecco, all'interno dei partiti, quindi, per giustificare. Più che altro in questa sala, non so se è per ragioni di chi ha mandato le mail, di chi è comunque più sensibile ai temi della libertà, della democrazia, della Costituzione, insomma, siamo quelli di sinistra, ecco, storicamente, culturalmente. E se però dobbiamo andare a sfondare questo benedetto 50,001% dei partecipanti, non è che possiamo limitare a mandare mail che abbiano i riferimenti alla resistenza, all'antifascismo, se no limitiamo il nostro articello di come siamo bravi, come siamo antifascisti, come siamo amici della libertà, della nobile storia, dei partigiani, perché tanto siamo quattro vecchi. Ecco, allora, bisognerà andare nei mercati, bisognerà andare. Tra l'altro, avallando un po' quanto già detto da Passerini, e con l'aiuto magari di Costigo, che vedo che quanto a grafica si mantiene un po'. Non l'hai fatto tu, va bene. O quello là, va bene. Sempre il richiamino all'acqua. Ecco, cioè di stare un po' su temi. Non vorrei apparire, come si può dire, populista, pentastellato, chiamatemi come volete, ma insomma, il richiamo alla sinistra, a cui non piace appartenere, però nella campagna referendaria tronca assolutamente le gambe al risultato finale. Cioè dobbiamo invitare le liste civiche, perché no, gente di centrodestra, ai quali Renzi, anche per il fatto che farà dei programmi politici liberali che avrebbe votato anche Baracconi, no? Però di fatto purtroppo nel cervello pacato dei nostri concittadini vige ancora l'idea che il PD sia una roba di centro-sinistra. E quindi marcare i nostri messaggi, le videoclips, i volantini, dei volantini molto succinti su 3 articoli, su 4 slogan, su 2 vignette, valide un po' a questo mondo variegato, se vogliamo avariato, in cui è arrivata purtroppo l'Italia. Certo, ok. Grazie.